Sono profondamente convinto che il ruolo delle regioni sia ancora centrale, che il regionalismo non abbia ancora espresso tutte le sue potenzialità per la vita del nostro paese e anche per quella più in generale dell'Unione Europea. Perché? È perché oggi il vero livello di governo che è in crisi è quello degli stati nazionali. Gli stati nazionali sono troppo piccoli per i problemi grandi che hanno bisogno di una scala almeno europea, se non globale, e sono troppo grandi per i problemi piccoli, quelli che hanno bisogno invece di un rapporto più diretto con il territorio. E dunque in questo nuovo modello che gli esperti chiamano multi-level governance, no? di una governance che ha tanti livelli di governo che devono lavorare insieme, non c'è più la distinzione delle competenze dei poteri, le regioni assumono un ruolo di snodo centrale tra la dimensione nazionale, globale e quella territoriale. E dunque temi come l'autonomia non sono la rivendicazione campanilistica di un potere da portare sul territorio, ma sono la richiesta di un modello di funzionamento del governo che sia più capace di affrontare i problemi dell'oggi e di rispondere a sfide globali e locali al tempo stesso, come il cambiamento climatico, come le migrazioni, eccetera. Tutti questi problemi sono appunto problemi locali che hanno nella dimensione regionale uno snodo cruciale. La decima legislatura tra il 2013 e il 2018 ovviamente ha approvato tanti provvedimenti significativi. Se devo indicarne uno però che ricordo con particolare significato e rilevanza, è la legge 3 del 2013 sulla riduzione dei costi della politica. In un clima come quello infuocato di quell'anno, con la presenza del Movimento 5 Stelle per la prima volta in Consiglio regionale e con un'attenzione spasmodica anche per gli eventi che si erano da poco verificati sul tema dei costi della politica, del contrasto all'uso improprio delle risorse pubbliche, eccetera, avere condiviso all'unanimità una legge che interveniva sugli emolumenti dei consiglieri, sui finanziamenti dei gruppi e su tutte le spese complessive della politica, credo sia stato un risultato di particolare significato. Ricordo anche un'altra cosa, quando facemmo una mostra di tutte le produzioni artistiche, i quadri, le sculture, eccetera, dei dipendenti del Consiglio regionale. Io rimasi straordinariamente impressionato dalla creatività e dalla qualità dei lavori artistici dei nostri dipendenti, a conferma che c'era un tesoro inestimabile, ma forse sconosciuto e nascosto, che era quello della creatività dei nostri dipendenti. Lo ricordo come uno dei momenti più belli della mia presidenza.